Allora, oggi è chiusura del corso, facciamo presentazione applicazioni sia per sintetizzare alcuni concetti che abbiamo visto nell'ambito della matematica dinamica, sia più in generale per riprendere alcuni dei concetti che abbiamo visto nell'ambito del corso. Il primo discorso che vediamo è legato alle condizioni allo sbocco che possiamo avere nel caso di un flusso di fanno. In particolare, consideriamo una condotta a sezione di colore di diametro costante di grande e lunghezza L grande. Allora, sia di grande uguale a 5 cm, L grande uguale a 27 metri. Abbiamo un flusso d'aria che defluisce in questa nostra condotta, e questo flusso d'aria è caratterizzato da una velocità di ingresso, diciamo come una sezione di ingresso con due, una sezione di uscita, caratterizzata da una velocità di ingresso V con 1 uguale a 85 metri al secondo, da una temperatura di ingresso T con 1 pari a 450 gradi per il pin, e da una pressione di ingresso pari a 220 kPa. Ok. Bene. Vogliamo determinare il numero di Mach allo sbocco e la portata massica. Ecco. Quindi la prima domanda è... Allora, innanzitutto facciamo alcune ipotesi. Innanzitutto partiamo dall'ipotesi che questo sia ovviamente un moto permanente, quindi ovviamente questa nostra portata massica si mantiene costante lungo l'intera condotta. Inoltre questo flusso è di fatto un flusso adiabatico, non c'è scambio di calore con l'esterno, però attesa la lunghezza della condotta, tenete conto che il rapporto L su D di questa condotta è molto grande, il rapporto L su D è pari a 27 ISO 5 per 10 a meno 2, quindi è 2700 per 5, è più di 10.000, no? E ovviamente le resistenze non sono assolutamente trascurabili lungo la nostra condotta, pertanto questo di fatto può essere assimilato a quello che è un flusso di fanno. Adesso calcoleremo anche il numero di Mach in ingresso, ma è chiaro che il numero di Mach in ingresso risulta meno dell'unità, questo è un flusso subsonico, pertanto noi sappiamo che per effetto delle resistenze questo flusso subsonico sarà accelerato lungo la condotta, ok? Il flusso subsonico sarà accelerato, ci sarà un'espansione di questo gas che porterà quindi a un incremento del numero di Mach. Ovviamente il flusso non potrà diventare supersonico. Se il flusso è soffocato, cioè se la condotta è abbastanza lunga, allora in uscita avrò le condizioni soniche, altrimenti avrò anche le condizioni subsoniche. È quello che dobbiamo calcolare. Innanzitutto cominciamo a verificare quali sono le condizioni all'ingresso della condotta. Quindi calcoliamo il numero di Mach all'ingresso. La velocità del suono all'ingresso, C con 1, e ovviamente pari alla radice di K per R per T con 1, dove K è il rapporto tra i calori specifici a pressione costante e volume costante, R è la costante di stato del gas e T con 1 è la temperatura d'ingresso. Ora, visto che stiamo parlando di aria, K
ovviamente è pari a 1.4 come sappiamo, mentre la costante di stato dei gas sappiamo che è 0.287. Kilojoule sul chilogrammo moltiplicato da Kelvin, quindi scriviamo 1.4 moltiplicato 287, perché ovviamente questo va espresso in joule su chilogrammo grado Kelvin, moltiplicato la temperatura espressa in gradi Kelvin, che è 450. Il risultato che viene fuori è ovviamente pari a 425 metri al secondo. Pertanto il numero di Mach all'ingresso, Mach 1, è uguale a V con 1 diviso C con 1, pari quindi a 85 diviso 425. Ovviamente lo si è costruito ad hoc. Il numero di Mach d'ingresso è pari esattamente a 0.20. Quindi l'ingresso è confermato che è subsonico. La nostra corrente d'aria all'interno della tubazione quindi accelererà. Potrebbe arrivare a condizioni soniche o no, a seconda della lunghezza della condotta. Per calcolare questa cosa, dobbiamo calcolare quella che è la lunghezza critica, quella che ci consente di arrivare al flusso soffocato o meno. Ma per effettuare questo calcolo è necessario fare un'ipotesi. Quello che dobbiamo fare è relativa ovviamente a quello che è l'indice di resistenza lungo la nostra condotta. Infatti sappiamo che vediamoci un attimo l'espressione che abbiamo già scritto la volta passata, 1 meno numero di Mach con 1 al quadrato tra K numero di Mach con 1 più K più 1 diviso 2K logaritmo naturale di K più 1 per il numero di Mach 1 al quadrato diviso 2 più k meno 1 numero di Mach con 1 al quadrato. Allora, da questa espressione è possibile determinare la lunghezza L1 star necessaria affinché il flusso che ha le caratteristiche di ingresso 1 sia soffocato, ovvero arrivi a condizioni soniche. Ora, per calcolare questa cosa, ovviamente dobbiamo conoscere l'indice di resistenza medio, lambda con m, che c'è nella nostra condotta. Per farlo possiamo ricorrere a differenti ipotesi, ma quello che in genere si fa è quello di assumere lambda con m uguale a costante uguale a lambda con 1, cioè assumiamo che l'indice di resistenza medio lungo la nostra condotta sia pari all'indice di resistenza in ingresso. Questo perché di fatto, poiché abbiamo a che fare con velocità in genere abbastanza elevate, abbiamo a che fare con numeri di Reynolds in genere abbastanza elevati, quindi ci troviamo abbastanza a destra in quello che è l'abaco di Moody, e pertanto tendiamo ad avere già indici di resistenza costanti al valore della velocità.
assumiamo pertanto lambda con n pari a lambda con 1, poi una volta che avremo calcolato le condizioni allo sbocco, potremo eventualmente ricalcolare lambda con 2, l'indice di resistenza in uscita, per vedere di quanto differisce da lambda con 1. Se differisse da troppo, potremmo calcolare il valore medio fra i due e ripetere il calcolo in maniera iterativa. Bene, comunque, ovviamente voi siete in grado di calcolare quello che è l'indice di resistenza usando per esempio la formula di Swaim-Agey o altre formule di questo tipo o direttamente l'albago di Moody. Nel caso del problema qui presentato, possiamo assumere, perché l'avevo calcolato a parte, lambda con 1 pari a 0.023. Questo ci consente di calcolare la lunghezza L1 stagno, perché risulta L1 stagno uguale al diametro, cioè 5 per 10 a meno 2, diviso lambda con n, 0.023, per tutta questa roba che abbiamo qua, cioè 1 meno 0.2 al quadrato diviso 1.4 per 0.2 più 1.4 più 1 diviso 2 per 1.4 e moltiplico logaritmo naturale di 1.4 più 1 per 0.2 al quadrato di 2 più 1.4 meno 1 per 0.2 che ci consente di calcolare la lunghezza L1 stagno. Sviluppando il calcolo, otteniamo un valore di L1 stagno pari a 31,59 metri, che risulta maggiore della lunghezza L della condotta, era pari a 27 metri. Che cosa vuol dire questo? Come sarà il flusso nella condotta che stiamo considerando? Non sarà ovviamente soffocato, quindi il numero di macchie in uscita sappiamo già che è minore di 1, scusatemi. Da l'uscita è subsonica. Bene, a questo punto possiamo andarci immediatamente a calcolare quello che è il numero di Mach in uscita. Questa cosa è semplice da fare perché il numero di Mach in uscita noi lo possiamo calcolare attraverso quello che sarà il valore che la nostra funzione lambda su L stagno su D assume nella sezione 2. Infatti questo valore sarà pari al valore che la funzione lambda su L stagno su D assume nella sezione 1 meno lambda su L per D. Ora andiamo a scrivere le nostre cose. Nel caso della sezione 1, lambda su L
accettato la sezione 1 è ovviamente pari al nostro valore di L star, cioè 31,59 metri, moltiplicato di su e abbiamo lambda un attimo sì ovviamente questo è pari a 0,023 moltiplicato 31,59 diviso 5 per 10 a meno 2 che è pari a 14,533. Allora, andando a sostituire nell'espressione che abbiamo sopra, abbiamo 14,533 meno 0,023 che moltiplica L, cioè 27 metri, diviso D, 5 per 10, che ci dà il valore che la funzione lambda L star su D deve assumere nella sezione 2. Questo valore viene pari a 2,113. Da questo possiamo immediatamente determinare quello che è il numero di Mach. Perché? Perché questo valore pari a 2,113 deve essere pari a 1 meno Mach 2 al quadrato diviso K che moltiplica il numero di Mach 2 più K più 1 diviso 2K per logaritmo naturale di K più 1 per il numero di Mach 2 al quadrato diviso 2 più K meno 1 diviso il numero di Mach 2 al quadrato. Ci siamo? Perché ovviamente questa è la relazione che vale fra la lunghezza critica e il numero di Mach. Ora, noi sappiamo che la funzione lambda sulle star su D nella sezione 2 assume il valore di 1,113, allora questo valore è il valore che deve assumere questo secondo metro, quale il numero di Mach è pari al valore nella sezione 2. Come possiamo fare allora per determinare il numero di Mach? Per determinare il numero di Mach dobbiamo trovare per quale valore il numero di Mach questa funzione al secondo metro assume il valore pari a 213. Il calcolo può essere effettuato per esempio per tentativi. In che maniera? Andiamo ovviamente a sostituire il valore di K, così ci semplifichiamo un attimo la cosa. E quindi scriviamo 2,113 è uguale a 1 meno numero di Mach 2 quadrato diviso 1,4 numero di Mach più 2,4 diviso 2,8 che volendo potete calcolare l'effetto naturale di 2,4 numero di Mach 2 al quadrato diviso 2 più 0,4 numero di Mach 2 al quadrato. Ok, quindi l'equazione da risolvere è questa. O, se vi fa più piacere, può essere più semplice da risolvere. Ok. Ok, potremmo metterla in questa forma. Ovviamente il primo membro è quindi una funzione del numero di Mach. Dobbiamo trovare per quale
valore al numero di Mach, questo primo membro è pari a 0. Diciamo F di Mach 2, questo primo membro, dobbiamo trovare per quale valore di Mach 2 questa funzione è 0. Quindi ci possiamo fare una bella tabellina. Mach 2 F di Mach 2 e possiamo cercare di risolvere questa equazione, per esempio, per tentativi. Ora, senza andare troppo per le lunghe, la soluzione di questa equazione può essere abbastanza semplice. Perché? Perché in realtà noi sappiamo che il numero di Mach 2 sta in un intervallo ben preciso. Perché noi sappiamo che Mach 2 sarà compreso tra 0,2 e 1. Perché? Perché è maggiore di 0,2, perché la nostra corrente, il flusso di Fanno, accelera lungo la nostra condotta, e sarà minore di 1 perché la lunghezza della condotta è minore della lunghezza critica, quindi il flusso è soffocato. Quindi non è che dobbiamo cercare la soluzione qua per qualsiasi valore del numero di Mach, la dobbiamo cercare in un intervallo di numeri di Mach abbastanza contenuto: numeri di Mach maggiori di 0,2, numeri di Mach minori di 1. Allora, senza andare troppo per le lunghe, ovviamente potete provare a farlo anche a casa. Il valore corretto che viene fuori è il punto 42 da queste cose. Pertanto il numero di Mach allo sbocco, sarà pari a 0.42. Sintetizziamo un attimo queste condizioni prima di andarci a calcolare la portata massica. Quindi abbiamo detto che il numero di Mach all'ingresso è pari a 0,20, il numero di Mach all'uscita è pari a 0,20. Ok? Ora possiamo andarci a calcolare la portata massica. La portata massica può essere calcolata in maniera molto agevole, per esempio con riferimento alla prima sezione, perché la portata massica standard del nostro sistema è pari a ρ1 per A1 per V1, dove V1 lo conosco un dato del problema, A1 lo posso immediatamente calcolare perché la mia condotta circolare di diametro 5 cm, devo calcolare ρ1. Come posso calcolare ρ1? Sveglia. Leggere. Equazioni standard di gas. No, perché posso scrivere ρ1 è uguale a ρ1 per R ρ1, da cui ρ1 è pari a ρ1 di S. R T1, ρ1 abbiamo detto che è 220 kPa. Diviso la costante di stato di 287 per T1 450. Il risultato è pari a 1.703 kg al metro cubo. Beh, a questo punto abbiamo tutto, perché ρ1 è pari a 1.703, l'area è pari a pi greco per 5 per 10 a meno 2 quadrato quarti, e ρ1 è 85. Il risultato che viene fuori è ovviamente pari a 0.284 kg al secondo d'aria. Ok. Ora vorrei fare con voi una piccola riflessione su quelli che sono i risultati.
Noi abbiamo visto che il numero di macchine ingresso è punto 2, il numero di macchine uscita è pari a punto 42. Tuttavia, la lunghezza dell'star è da pari a 31,5 a fronte dei 27, per cui sostanzialmente di fatto diciamo qua mi bastano 4,59 metri rispetto ai 27 che già abbiamo per arrivare a condizioni soliche. Questo ci dà ragione del comportamento del nostro flusso di Fanno, ma questo in realtà lo vediamo anche dalla curva di Fanno, che di fatto l'accelerazione del nostro flusso è un fenomeno esponenziale, nel senso che più siamo vicini al numero di Mach 1, e più questo numero di Mach aumenta rapidamente. Ok? Abbiamo visto. Quindi, di fatto, il nostro flusso ci ha messo 27 metri per passare da 0,2 a 0,4 come numero di Mach, ma in soli altri 4 metri e mezzo passa da 0,4 fino alle condizioni soliche. Ok? Va bene. Ci sono dubbi su questo? Ripetiamo un attimo come abbiamo risolto il problema. In generale, quando abbiamo una situazione come questa, che è una situazione caratterizzabile come un flusso di Fanno, che cosa dobbiamo fare? Ovviamente in questa nostra situazione che cosa facciamo? Innanzitutto andiamo a vedere se il nostro flusso è soffocato o meno. Per controllare se il nostro flusso è soffocato o meno, abbiamo calcolato la lunghezza L1 star, cioè la lunghezza che dovrebbe avere la nostra condotta affinché in uscita si abbiano condizioni soliche. Nella situazione che abbiamo esaminato abbiamo visto che la lunghezza non era sufficiente a raggiungere le condizioni soliche, quindi il nostro flusso era tutto subsonico. Atteso che il nostro flusso era tutto subsonico, siamo andati quindi a calcolare il numero di macchie in uscita. Come l'abbiamo calcolato? Abbiamo calcolato il valore della funzione lambda su L star D nel caso di uscita, che sappiamo essere pari a lambda su L star D nel caso di ingresso meno lambda per L su D, dove L è la lunghezza effettiva. In tutto questo discorso vi faccio notare che stiamo tenendo costante lambda. Ok? Bene, da questo abbiamo calcolato la funzione lambda L star su D e quindi siamo stati in grado di scrivere questa funzione al numero di Mach in uscita, che ci ha permesso di calcolare il numero di macchine in uscita. Calcolato il numero di macchine in uscita, siamo andati a questo punto a verificare quali erano le condizioni, quindi a risolvere il nostro problema. Il calcolo della portata massica è invece abbastanza agevole, in questo caso lo potevamo fare già con le condizioni di ingresso, perché tanto conoscevamo pressione, temperatura e velocità. Conoscendo pressione e temperatura, di fatto conosciamo anche la densità, e quindi abbiamo potuto calcolare la portata massica in quella maniera. Va bene. Domande? Partiamo. Allora, se a questo punto questo discorso ci torna, ci sembra semplice, vi propongo un ulteriore esercizio. Adesso usciamo un attimo da quelli che sono i fluidi comprimibili e esaminiamo invece una situazione più generale nella quale di fatto il nostro flusso potrà in qualche modo essere un po' incomprimibile, o meglio, magari questo fatto lo verificheremo. Questo ci serve anche a ricordarci alcuni concetti più generali, quali quelli legati all'equazione di conservazione della quantità di moto. Allora,
Consideriamo una situazione con certi aspetti simile a quelli che abbiamo già esaminato, legati a quello che è lo scambio di potenza fra una corrente di un fluido e una macchina. Però gli esempi che abbiamo fatto nelle lezioni fatte all'epoca facevano riferimento più a quello che è lo scambio di potenza fra una corrente idrica e una turbina, per esempio scopito elettrici. Vogliamo stavolta invece calcolare quella che è la potenza che è possibile produrre da una turbina eolica. Allora, abbiamo la nostra turbina eolica che è molto schematicamente ma veramente molto caratterizzata da una pala ad asse orizzontale. Questa pala ha una certa apertura di diametro D pari a 9 metri. Bene, sappiamo che questa pala inizia a produrre energia quando la velocità V con un ingresso supera il valore 3 metri al secondo. Questo ovviamente è un valore legato a quelle che sono a quella che è l'inerzia del nostro sistema, no? Perché ovviamente esiste una velocità minima che mette in moto la nostra pala. Al di sotto di una certa velocità della corrente fluida che investe la pala ovviamente non inizia a girare per quella che è la sua inerzia e quelli che sono gli attriti del sistema. Superata una certa velocità iniziale del flusso, la nostra pala inizia il movimento. Pertanto la potenza prodotta, se volessimo fare un diagramma della potenza prodotta con la velocità del flusso in arrivo, ovviamente esiste un valore V1 limite al di sotto del quale la potenza prodotta è ovviamente 0 e poi la nostra potenza inizierà a crescere in un certo modo e poi cerchiamo di capire a seconda di quella che è la velocità della nostra corrente. Però è chiaro che al di sotto della velocità V1 la potenza producibile sarà chiaramente 0. Ora sappiamo che nel momento nel quale la nostra velocità V1 è pari a 3 metri al secondo è stato misurato che viene prodotta una potenza elettrica pari a 0,3 kW. Questo ce lo teniamo come dato del problema. Bene, vogliamo 1. Calcolare il rendimento del sistema nel momento nel quale T con E è la potenza elettrica prodotta in corrispondenza alla velocità V con 1, è chiaro che questo rendimento che andremo a calcolare è il rendimento complessivo del sistema, quindi il rendimento sia della nostra turbina sia dell'alternatore e quant'altro. Ok? Bene, vogliamo poi calcolare 2. La componente orizzontale S0 della spinta prodotta dal getto d'aria sull'albero di sostegno della nostra turbina. 3. La potenza elettrica quando V con 1 è 6 metri al secondo, quindi quando la velocità va a raddoppiare. Allora, ovviamente per risolvere il problema dobbiamo fare alcune ipotesi significative. Innanzitutto, attese le velocità in gioco, facciamoci un paio di conti. Allora, noi qua siamo presumibilmente a temperatura ordinaria, no?
temperatura intorno ai 20 gradi centigradi, a quella che in genere possiamo assumere in progetto. Pertanto la velocità del suono del nostro processo è pari a 1,286 per, detto 20 gradi centigradi, quindi 293 Kelvin. Calcoliamo questo valore, ora non lo calcolo, se avete una calcolatrice potete farlo, comunque a temperatura ordinaria questo valore dovrebbe venire circa 330 metri al secondo, se avete una calcolatrice potete controllare, anzi, controllare un attimo, 343 metri al secondo. Perché ho fatto questo calcolo? Perché ovviamente voglio capire quali sono i numeri di macchie in gioco nel mio processo. Allora, il numero di Mach massimo che voglio considerare qua in questo discorso è quello corrispondente alla velocità di 6 metri al secondo. Quindi mi trovo 6 diviso 343, che quanto fa? 0,17. In realtà mi sarei potuto fermare già allo 0,0, no? Chiaramente questo numero di Mach è decisamente minore di quel limite 0,3 che ci siamo detti essere essenziale per dover ritenere l'aria, il nostro fluido, come comprimibile. Quindi teniamoci come ipotesi che il fluido possa essere considerato come incomprimibile. Ok, poi consideriamo anche che il nostro moto sia permanente, stiamo considerando una situazione di regime. Modo permanente. Poi facciamo una terza ipotesi. Il rendimento del nostro sistema è costante, indipendentemente dalla velocità del vento. Ovviamente questo non è vero. Tuttavia esisterà un range di velocità nell'ambito del quale questo rendimento non sarà troppo variabile. Allora, adesso in questo campo semplificativo ci facciamo facciamo questi cose semplificativi, poi ovviamente andrà di volta in volta verificata. Qui teniamoci eta costante. Ancora, perdite di carico trascurabili. Io fluido perfetto, nel senso che dal punto di vista della resistenza al moto ritengo che l'aria possa essere considerata come un fluido perfetto. Ovviamente questo tenderà un pochino a sovrastimare il rendimento del nostro sistema, no? Perché non considero quelle che sono le perdite di carico. La velocità dell'aria nella turbina è pari alla velocità a monte di essa. Cosa vuol dire? Allora, se io considero quello che è il nostro flusso, ovviamente accade che la velocità a monte della turbina sarà in generale un po' più alta, anzi sarà più alta di quella che è la velocità della pala. Tuttavia, per semplificarci la vita, ecco, se indico con T scrivo Vt uguale a V1. Ultima cosa,
che ci serve per la rotazione della spinta, assumiamo il coefficiente da guaglio delle quantità di moto pari a 1, la beta di uguaglione pari a 1. Ok. Quindi ho un pochino più sintetizzato quelle che sono le ipotesi semplificative che vogliamo andare a considerare. Attese queste ipotesi semplificative, andiamo a fare i nostri calcoli, non prima ovviamente di aver assunto le proprietà del nostro fluido. A questo punto noi abbiamo ipotizzato che la nostra aria sia incomprimibile, ovviamente ci serve il valore della densità. Noi sappiamo che la densità dell'aria a temperatura ordinaria, a temperatura di pressione ordinaria, è dell'ordine di 1.2 kg/m3. Questo ovviamente lo possiamo calcolare ancora una volta con l'equazione di stato dei gas, perché possiamo scrivere P uguale a rho per R per T, dove con P assumiamo la pressione atmosferica 10 alla quinta pascal, al posto di T mettiamo 293 gradi Kelvin, otteniamo una densità rho pari a circa 1.20 kg a metro cubo. Ok? Bene. Ora facciamo questo discorso. Sulla sezione 1 mondo della turbina e una sezione 2 a valle della turbina, di fatto l'aria non subisce significative variazioni di quota, né subisce significative variazioni di pressione. Perché? Perché la nostra turbina è ad asse orizzontale, la valle è verticale, l'aria sostanzialmente è un flusso orizzontale, qui non subisce variazioni di quota, qui non subisce variazioni di energia potenziale. Inoltre siamo a contatto con l'atmosfera in tutto il processo, la pressione dell'aria è di fatto la stessa a monte e a valle della turbina. Per cui di fatto che succede? Di fatto quello che c'è è una variazione dell'energia cinetica del nostro flusso. Chiaro? Perché che cosa accade? Qual è l'unica forma di energia che la nostra corrente d'aria può scambiare con la turbina? È energia cinetica. Per cui di fatto quello che ci aspettiamo è che la velocità a valle della pala sia minore della velocità a monte della pala. Mi seguite? Mentre la densità è di fatto costante. Questo è il motivo per il quale ho disegnato le linee del flusso in quella maniera. Perché? Perché a questo punto, se il nostro moto è permanente, il prodotto rho per A per B si deve mantenere costante, ma la densità è una costante, poiché la velocità deve diminuire perché parte dell'energia cinetica viene ricevuta alla pala, vuol dire che questo nostro flusso si allargherà in corrispondenza alla turbina e a valle di essa, perché ho questa cessione di energia cinetica alla mia pala. Quindi possiamo calcolarci quella che è la portata massima e poi fare una serie di aggiornamenti su questo. Ce la calcoliamo con riferimento alla sezione 1 e quindi scriviamo rho per V1, anzi per essere più precisi ce la calcoliamo con riferimento alla sezione della turbina, perché è là che conosciamo quanto va la nostra sezione d'ingresso, la nostra sezione A. Ma adesso rho abbiamo detto che è 1.20, la velocità è 3 metri al secondo, la nostra sezione A è pari a pi greco, anzi scriviamo qui direttamente il 14, per 9 al quadrato diviso 4.
sviluppando questo calcolo viene fuori immediatamente 229 kg al secondo. Che è la portata massica di aria che investe la mia turbina nel momento nel quale la velocità di ingresso è pari a 3 metri al secondo. Ora, attenzione, questa è una sola stima di quella che è la portata massica di ingresso. Perché? Perché abbiamo detto che la velocità in corrispondenza alla turbina sarà in realtà minore della velocità V1. Ok? Quindi in realtà la portata massica che investe il sistema sarà un pochettino minore, sarà minore del valore che siamo andati qua a calcolare. Ma tanto. A questo punto possiamo andarci a calcolare quella che è la potenza del flusso che investe la mia pala. Perché la potenza del flusso che investe la mia pala dobbiamo essere pari alla portata massica moltiplicato l'energia cinetica specifica, quindi più 4 mezzi. Possiamo quindi andare a calcolare 229 e moltiplica 3 al quadrato diviso 2, quindi 9 diviso 2, che fa 1.06 kW. Sarebbe 1030 watt, 1.03 kW. Allora, il rendimento in questa situazione risulta essere pari a 1.3 diviso 1.0. Quanto fa? Che non è un numero stranissimo quello che è una turbina eolica. Ora, Ora di fatto si può dimostrare, ma non lo facciamo, che per un sistema come quello che abbiamo visto qui, il massimo rendimento della turbina è pari a 0.500, che va sotto il nome di limite di Bells. E che è il massimo rendimento che un sistema come questo può avere. Poi dal punto di vista pratico, a cariche in generale il rendimento effettivo è circa la metà di questo limite di Bells. Per questo vi dicevo, il numero che viene fuori da quell'applicazione è assolutamente, diciamo, in linea con quello che poi accade nella realtà. Va bene, io mi fermo qui perché a questo punto vi lascio con il compito di completare la soluzione dell'esercizio, ovviamente, a questo punto andando a calcolare anche quella che è la spinta sul sostegno della nostra turbina, sia con la velocità di 3 metri al secondo, sia con quelle di 6 metri al secondo e così via. Con questo, chiudiamo anche le lezioni, salvo il fatto che ovviamente sicuramente giovedì sono a disposizione per chiarimenti, quant'altro, oltre, diciamo, a quello che è l'orario di ricevimento normale e quant'altro. Poi, per consentirvi di arrivare nella maniera
più lineare possibile allo svolgimento dell'esame. Esame che ne abbiamo già parlato, come ve lo ricordo ancora una volta, si compone ovviamente di una prova scritta e di un colloquio orale, dove prova scritta e colloquio orale fanno parte sostanzialmente dello stesso esame, quindi non esiste di fatto una ripartizione fra le due cose, anche se al termine della prova scritta avete un risultato di semplice ammissione o meno al sostenere orale, che vuol dire sostanzialmente che alla prima domanda avete risposto in maniera sufficiente oppure completamente insufficiente. Questo è di fatto quello che ci poniamo. Per quanto riguarda la prova scritta, le applicazioni che vi ho presentato nell'ambito del corso o quelle, o tipo quelle che ho presentato oggi, costituiscono un pochino, se mi consentite, un limite superiore a quella che può essere la difficoltà della prova scritta, quindi non vi preoccupate troppo per quella che è la prova scritta. Lo scopo fondamentale della prova scritta è quello di accertare il livello minimo di conoscenze per andare avanti nell'esame e soprattutto la vostra capacità di svolgere numericamente, ecco, di risolvere numericamente gli esercizi, perché poi alla fine voi dovete fare gli ingegneri, quindi insomma in qualche modo i numeri dobbiamo essere in grado di tirarli fuori. Notazione importante, ovviamente, nello svolgimento della prova scritta potete utilizzare il testo a riferimento, quindi ovviamente non è necessario, e questo per esempio risultava abbastanza, forse è risultato abbastanza semplice alla prima applicazione che ho fatto oggi, ovviamente tutte le relazioni relative ai flussi di Fanno, di Rayleigh e quant'altro, che hanno quelle funzioni anche abbastanza complesse del numero di Mach e quant'altro, che magari non sono immediata, non è immediato di cavare né immediato di cortarsi, ovviamente potete e dovete consultare il testo come fareste normalmente nel vostro studio una volta siete diventati ingegneri, per verificare quelle che sono le relazioni. Mi interessa che siate in grado di applicarle in maniera. Va bene, io mi fermo qui.